non ci sta niente da salvare, nessuno si salva. Castello ristrutturato, abbiamo puntato molto sulla cultura. Stiamo dando auguri a te, ai cittadini e a bocca al lupo per tutti i progetti del campo. Auguri a tutti. Buonasera a tutti innanzitutto, buonasera. Perché credo che la forza di questo festival siano i ragazzi. Devo dire che Giuseppe Alessio Russo... Mi viene fare un fischietto qua. A sistemi, quando sento la critica, magari a scena. Il talento, poi il talento incontra l'occasione. Là c'è il successo. Occasione e talento. Io questo è quello che auguro a tutti. Fantastico. Muti. Pulcinella, come si fa a non amare Pulcinella? A parte che mi riempie di gioia questa cosa qua, veramente l'adoro. Grazie di cuore. Grazie. Non ho intollerato normale. Un attore come lui che mette l'anima in fuoco. Sarà successo. Scusate, dicono, ma questo è il paese di loro. Ma dove cazzo è? Sensazione, però stasera me la porto nel cuore come sempre. Io a me piace stare tra la gente, perché è sempre il premio più grande, con tutto il rispetto con quello che tengo in mano, però quello che vedo davanti agli occhi è sempre più positivo. Grazie veramente per il festival, grazie alla madrina, a Claudio, e un in bocca al lupo al sindaco di cuore di fare sempre un ottimo lavoro. Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento del Before Show, la vetrina quotidiana di tutti i giorni del Pulcinella Film Fest, per parlare appunto di commedia, cinema e territorio insieme ai protagonisti di questa quinta edizione del Pulcinella Film Fest. Infatti saluto gli ospiti di quest'oggi, ho visto già prima l'ideatore e il fondatore del Pulcinella Film Fest, Giuseppe Alessio Nuzzo, e saluto anche Roberta Faletti, produttrice del cortometraggio La ricetta della mamma, insieme all'attore protagonista Andrea Bosca. Saluto anche la produttrice e regista Isabella Salvetti del corto Luce e me. Dovrebbe raggiungerci a momenti anche l'attore, il piccolo attore protagonista Francesco Biaggi, e in ultimo, ma non ovviamente di importanza, il dirigente scolastico, il professore Giovanni Lamontagna del Liceo degli Guori di Acerra. Buongiorno a tutti, grazie per essere
per essere qui con noi. Faccio un passaggio veloce con Giuseppe Alessio Nuzzo, giusto per un attimino salutare anche gli ospiti di questo appuntamento e darci un attimino uno sguardo dall'alto di come sta andando il festival anche in questa, diciamo, condizione del tutto nuova. Ciao a tutti, buongiorno, grazie innanzitutto ai nostri ospiti per essere qui con noi. Tenevo particolarmente a salutarci, a salutare questo momento, che è un momento molto sentito, perché è un salotto dove discutiamo, dove incontriamo i protagonisti poi dell'intera giornata. In questo momento si stanno anche chiudendo le attività con altre giurie, sono 200 i ragazzi collegati questa mattina del Bruno Munari di Acerra con una serie di iniziative per la visione appunto anche dei film in concorso. Nel pomeriggio invece avremo la Scuola Caporale e poi in diretta anche per le 19 l'Alfonso Maria De Liguori, di cui poi parleremo anche con il dirigente, perché da sempre l'affetto, il calore dei giovani, dei ragazzi è parte integrante di questo festival. Utilizziamo il supporto dell'audiovisivo proprio anche per comunicare, per dare dei messaggi e soprattutto tributare quello che è il genere che ci ha fatto grandi nel mondo e che appunto abbiamo utilizzato e utilizziamo per raccontare la nostra commedia, e quindi questo festival è dedicato a tributare questo genere che poco, molte volte viene affrontato, viene... Pochi festival danno spazio e danno spessore proprio anche attraverso il volto di alcuni importanti personaggi come Alberto Sordi, che abbiamo tributato grazie a una collaborazione con Rai Te, che abbiamo sul nostro portale pulcinellafestival.com, raggiungibile gratuitamente da chi vuole, insomma, andare a ripercorrere un po' la carriera del grande Alberto nazionale. E poi abbiamo anche una mostra virtuale, sarà lo stesso Federico Fellini ad accompagnare gli spettatori della mostra grazie alla collaborazione col Centro Sperimentale di Cinematografia, un vero e proprio cartoon di Federico Fellini che porta alla scoperta di 39 scatti del Centro Sperimentale di Cinematografia dell'Archivio Fotografico Nazionale, con la voce e il commento critico di Valerio Caprara. E sul sito poi ci sono tante attività da fare, anche se a distanza. Ci tengo che il promo è così corposo e così lungo all'inizio di questo festival, anche per i nostri ospiti che non sono mai stati al Pulcinella Film Fest, per trasmettere quelle che sono le emozioni, perché il calore, gli ambienti, il Castello dei Conti di Acerra e tutto quello che è parte di questo festival ovviamente quest'anno non c'è, però attraverso il ricordo delle immagini era opportuno da parte nostra, insomma, darvi il benvenuto e ringraziarvi per essere qui. Non vi rubo spazio e quindi dedichiamoci completamente ai nostri ospiti, ai protagonisti delle opere di quest'oggi, perché come sapete le opere sul nostro portale sono esclusivamente disponibili solo per 24 ore, quindi per chi poi vorrà vedere le opere di cui ci parleranno i protagonisti potrà farlo solo oggi, e poi parleremo di territorio e delle collaborazioni e soprattutto di quanto il cinema e l'audiovisivo è importante per i nostri giovani con il preside La Montagna. Perfetto, ti ringrazio Giuseppe, noi assolutamente rinnoviamo agli ospiti un invito che tu avrai già fatto, cioè li aspettiamo l'anno prossimo, quest'anno va così ma li aspettiamo poi fisicamente l'anno prossimo ad Acerra per il Pulcinella Film Fest. Quindi io appunto inizierei subito con il primo cortometraggio di cui ho accennato prima, la presenza appunto della produttrice e dell'attore protagonista, La ricetta della mamma. Io inizierei appunto con l'attore protagonista Andrea Bosca, che so che ha un problema personale per cui ci dovrà lasciare un po' prima. Ciao Andrea, benvenuto prima di tutto al Pulcinella Film Fest. Ciao, buongiorno, grazie a tutti per l'invito. Bene, allora io parlerei appunto di questa storia che mi ha colpito perché appunto è un po' particolare come corto, perché dalla trama non sembra comico, perché si tratta comunque del rapimento di un testimone ad un processo, però parlami del tuo personaggio e quindi dal punto di vista del tuo protagonista. Ma intanto il corto, ci sono due attori, c'è Giulio Berruti, ci sono io e poi ci sono tanti amici che diciamo appartengono e danno vita a questo mondo di Giorgio Faletti. La scrittura di Giorgio Faletti, che appunto ha informato un pochino la scrittura poi di Dario Piana, che è il nostro regista, ce l'ha questa caratteristica di essere
sempre molto concreta in certe situazioni e poi però paradossale nei salti che fa. E quindi c'è una nota, come dire, di commedia e fa sicuramente sorridere il nostro corto. Però ecco, è montato all'interno di una storia dove c'è questo super testimone che viene inseguito e poi dopo improvvisamente c'è un altro pericolosissimo... lo possiamo svelare, almeno questo serial killer, un sicario professionista che cerca di fare il suo lavoro. E per farlo deve entrare in una casa, e la casa è quella del sottoscritto, che è un personaggio di quelli che ogni tanto puoi trovare in provincia, cioè arricchito, fa la bella vita, un po' distante da quello che mi sento di essere io, e che finisce rapito da questo personaggio, e sono forzati a stare all'interno dello stesso posto finché, diciamo, il personaggio di Giulio Berruti non deve fare una certa cosa. Quindi la cosa divertente è anche lo scambio tra questi due, perché sono due mondi completamente diversi. Di uno non conosciamo praticamente niente, all'inizio nemmeno il volto, e dell'altro invece conosciamo tutti i vizi e tutte le sue mancanze o le cose che... Perché la cosa che mi piaceva del mio personaggio, che secondo me è divertente, è che sai quelli che vogliono fare i buoni, quelli che vogliono in qualche modo dare un'idea di essere un personaggio integerrimo, e quindi magari, come dire, in società e in provincia si fa molto questa cosa, no? Questa persona è così composta, così compunta, così, no? E invece improvvisamente, pam, si scopre quello che fa veramente nella vita, chi frequenta, come li frequenta, quanto coraggio ha. È divertente questo confronto tra questi due personaggi, uno assolutamente serio e motivato, e l'altro invece che è un debosciato, cioè, ragazzi, parliamoci chiaro, e lo dimostra cercando ogni trucchetto anche per salvarsi la vita. Noi ti conosciamo come comunque un volto noto della Fiction Rai, e hai comunque sullo schermo del grande pubblico sei arrivato attraverso ruoli anche molto, ecco, impegnativi, seriosi. In questo caso invece ti sei divertito, immagino, nel girare questo volto. Ma mi sono divertito enormemente, anche perché allora la lavorazione di questo corto è stato molto particolare. Io voglio molto bene a Roberta, siamo amici, e sicuramente, ecco, passare una giornata legato come un salame, imbavagliato, senza poter neanche parlare, ecco, lo posso fare soltanto con persone di cui mi fido, e quindi... No, è stato bello, perché poi in realtà tutta la realtà che abbiamo messo in piedi anche con Dario Piana è stata molto rapida. Dario è abituato a fare film anche all'estero, ha le idee molto chiare, mi sono trovato molto bene con Giulio, siamo diventati amici, ci siamo trovati subito, e da questo punto di vista io ho preso il nostro lavoro come... La commedia va fatta, cioè con assoluta serietà. Se voi vi fate caso, la commedia funziona quando tu non commenti le cose, quando non fai finta di fare una cosa, ma quando ti piazzi in una situazione disastrosa, dalla quale è difficile uscire, è molto imbarazzante, tutto quello che volete, e qualcuno da fuori si diverte a vedere te che stai affogando dentro queste cose. Quindi è quello il meccanismo della commedia, prendersi molto sul serio quando la si fa. E mi ricordo benissimo una scena in cui per farla proprio bene bene bene, ecco, mi sono stato trascinato come un salame, e non c'era altra possibilità che non farlo proprio veramente, e io non riuscivo a spiegare a Giulio di non fare certe cose perché mi faceva male. E quindi nella scena poi alla fine succede quello, che vedi una verità. Però ecco, è stata una bella esperienza. Poi è stato bello girarlo ad Asti, che è una realtà che stiamo un po' riscoprendo e scoprendo dal punto di vista cinematografico, quindi sicuramente con Riccardo Costa, tutti gli amici che sono stati, diciamo, parte di questa avventura, io mi sono trovato sempre molto bene.
Bene, ascolta, invece tralasciando un attimo il corto, una realtà come il Pulcinella Film Fest, lo diceva prima Giuseppe, giustamente, cerca di coniugare due elementi fondamentali che sono appunto il cinema, in questo caso la commedia, quindi il genere della commedia, con il territorio. Secondo te, a maggior ragione in questo momento storico-sociale che ahimè stiamo vivendo tutti, quanto un festival come il Pulcinella Film Fest può rappresentare per il lavoro e per il settore della cultura e spettacolo lasciato un po' da solo un ruolo fondamentale? Allora, ti dico una cosa che in questi giorni ho imparato e me l'hanno fatta notare. Io sono stato tutto il 2020 un po' fuori dall'Italia. Prima a girare una serie spagnola che va in tutto il mondo su Amazon, che si chiama Tres Caminos, e poi un film che si chiama Toscana, fatto da dei danesi e girato qua in Toscana. E quando appunto parlavo con degli addetti ai lavori, gente del settore, mi hanno detto: guarda, la commedia è uno dei generi meno esportabili, perché se ci pensi fa parte di tutta una serie di convenzioni, cose che ci diciamo tra di noi, modi di dire, modi di fare, che prima che te li ha spiegati, prima che te li ho tradotti, diventa complicato, no? Oppure è difficile che passino se non quelle che sono proprio completamente universali. Quindi la cosa bella è il collegamento col territorio, perché è intrinseco nella commedia. La commedia proprio fa parte, no? Io vengo da un paese, immaginati quello che al bar ti fa ridere, è uno che sa molto bene qual è il suo pubblico, che storie funzionano, quali no, e questo è un collegamento importante. Sicuramente, io vi faccio un complimento, tenere in piedi adesso il cinema, i corti, l'audiovisivo, ma anche tutta la parte, diciamo, di relazione per chi ama lo spettacolo in genere, è una cosa importantissima, perché è un settore molto a rischio, che ha subito tantissimo in questo momento tutto il Covid. Io, figurati, sono dei fondatori di Unita per quanto riguarda un'unione, no, di categoria per quanto riguarda gli attori e gli interpreti italiani di teatro e di audiovisivo, quindi ti so dire, in questo momento chi protegge questa cosa ha pensato al futuro, ha pensato che senza la cultura noi sprofonderemo nella violenza. Quindi questa cosa qua è una cosa molto importante, è molto importante il lavoro che fate. Con Giuseppe noi ci conosciamo da tanto tempo, mi fa piacere essere qua, essere con voi, poi vedo e mi piace tutta l'organizzazione che avete, perché comunque è molto fresca, è molto giusta. Credo siamo sognatori. Credo che sia importante questo. Noi siamo sognatori, ci piace questa cosa, ci ha aiutato nella vita, se no non saremmo qua, perché le storie che raccontiamo, il cinema, le cose, anche attraverso un sorriso, attraverso la commedia, oggi come oggi ci aiutano. E vi dico di più, ragazzi, io qua in lockdown mi sono visto una marea di cose comiche, perché comunque avevo bisogno un po' di contraltare per giornate un po' più... esatto. Quindi, sì. Esatto, quindi cioè, abbiamo questa possibilità, sfruttiamola fino in fondo, e poi vedo anche dirigenti scolastici, è una cosa importantissima, anche collegare il nostro mestiere dell'arte, dell'audiovisivo, comunque della recitazione, alle scuole, perché oggi come oggi magari hanno una percezione degli attori o del mondo del cinema un po' da come se fossimo, diciamo, degli influencer, ma noi non siamo quello, noi stiamo facendo una cosa che è diversa, che ha una narrazione dei tempi diversi, e quindi è giusto che ci siano questi momenti in cui ci sia un incontro, c'è uno scambio, perché è un'arte comunque che dobbiamo mantenere di rapporti umani. Assolutamente, un'arte da mantenere viva, assolutamente. Io ti ringrazio, Andrea, so che devi lasciarci e ti salutiamo. Ancora 5 minuti, sto volentieri, anche perché so che c'è probabilmente anche Roberta e poi gli altri amici. Poi ho un taxi, quindi scapperò. Ok, perfetto. Appunto adesso risaluto Roberta Faletti, che è la produttrice del corto di cui abbiamo parlato con Andrea. E Roberta, mi permetto di darti del tu prima di tutto. Certo. Parliamo dal punto di vista, ecco, della produzione, che è un attimino quello lì, il punto di vista che non sempre, con il quale non sempre si riesce a parlare di un cortometraggio, in questo caso un cortometraggio comico che ha visto come protagonisti attori della scena italiana. Come è stata per te questa esperienza?
Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito. Allora, l'idea innanzitutto è nata perché c'era già, visto che si parla di backstage, c'era già stato un backstage, diciamo, tra virgolette, nel senso che il regista Dario Piana aveva già ipotizzato con Giorgio di lavorare a un cortometraggio tratto appunto da questo racconto La ricetta della mamma, cosa che poi non sono mai riusciti a realizzare perché per i lavori di entrambi non erano riusciti a trovare i tempi giusti per poterlo fare. Due o tre anni fa io e Dario ci siamo incontrati a Milano e Dario mi ha ricordato di questo progetto che avrebbe voluto appunto realizzare insieme a Giorgio. Allora gli ho detto va bene, allora facciamolo noi. E da lì è partita tutta la macchina che mi incuriosiva anche molto, dico la verità, perché io amo molto il mondo del cinema. Ci lavoro trasversalmente e devo dire che mi incuriosiva molto capire tutti i meccanismi che servono per realizzare un film, corto o breve che fosse, nelle mie possibilità, nelle mie capacità. C'era forse quello di poter realizzare un cortometraggio e quindi ho cominciato appunto a ragionare e insieme ad amici cari, tra cui Andrea che abbraccio virtualmente, spero di poterlo fare presto, Andrea, perché mi manchi un sacco, io e Andrea ci raccontiamo sempre un sacco di cose, abbiamo passato dei momenti insieme splendidi. E quindi così appunto capire quali erano tutti i passaggi, quali erano tutti i meccanismi che servivano dall'ideazione allo schermo, appunto qual era il funzionamento, quali erano i meccanismi cinematografici. E da lì allora ho cominciato a lavorare, ho ingaggiato una serie di amici e devo dire che effettivamente è stato un lavoro bello, bello arduo, perché non sembra, ma comunque quando anche se gira un cortometraggio servono tutte le maestranze che richiede un film normale, anche un lungometraggio, cioè serve un regista come un aiuto regista, un direttore della fotografia, esattamente come un lungometraggio. Quindi servono tutte quante le maestranze, bisogna mettere insieme una troupe completa. E però il problema è che i tempi, essendo i costi insomma del cinema, i costi importanti, per un cortometraggio i tempi devono essere molto ristretti e contenuti. Quindi devo dire che abbiamo lavorato due giorni con un'intensità, con un set che è durato praticamente 10-11 ore al giorno, e devo dire che è stato veramente un lavoro dal mio punto di vista interessantissimo, soprattutto perché ho toccato con mano qual era anche l'affetto che le persone che hanno lavorato in questo corto avevano nei confronti di Giorgio, nei confronti del suo lavoro, il rispetto nei confronti del suo lavoro. Quindi devo dire che per quanto mi riguarda è stata un'esperienza veramente molto 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 intensa, che porterò sempre nel cuore. Un'esperienza che rifaresti, immagino. Allora, sul rifarei, diciamo che prima ci deve essere un momento, un periodo abbastanza lungo di decantazione. Posso dire una cosa su questo? Sì, prego. Si parla di cortometraggi, si parla di quello, cioè gli americani li chiamano short movie, e in effetti è perché sono dei film, movie, solo che sono più short, quindi tutti quelli che fanno un corto o un film, alla fine dopo hanno il down da cortometraggio, esattamente come se fosse un film, perché la preparazione, comunque l'organizzazione, il mondo, è un film di 15 minuti, dei 20 minuti, quello che è proprio ha una gestazione, ha un parto, ha un post-parto, lo sapete tutti quelli che lavorano. Poi dopo ti torna e... Infatti Andrea, ne approfitto perché io utilizzo una locuzione che la utilizzano in pochi, io li chiamo film breve, non mi piace, non lo utilizzo cortometraggio, perché purtroppo nell'accezione italiana sembra che sia uno sminuire di un lavoro, quando invece è la stessa troupe, semplicemente che gira e lavora per giorni inferiori rispetto al lungometraggio. Quindi questo è una cosa che mi porto con me da sempre e ripeto infatti sui miei, anche sui manifesti, sui miei film, sui post,
mettere sempre film breve, è una cosa che io mi porto con me, quindi sono completamente d'accordo con voi, insomma. Esatto, sì. E quindi poi oltretutto è stato girato anche a casa mia, quindi diciamo che il mio coinvolgimento è stato totale, cioè a 360 gradi. Io questo non lo volevo dire finché non scioglievi tu, diciamo, questo nodo, però il resto allora si può dire. Ti abbiamo invaso casa per 3 giorni, ma pesantemente, cioè tipo gente che sconosciuti che aprivano il frigo, cioè, cose così. Dopo 3 giorni sei invaso la vita, nel sì, vero senso della parola. Anche la bellezza, se posso dire una cosa, l'ultima, così una carezza a Giorgio, cioè comunque farlo in una casa dove ci sono le sue chitarre, c'è la sua presenza, è una cosa bella. È una cosa bella che ci ha dato a noi la voglia di far bene e anche il sorriso di dire vabbè, ma è il suo modo di stare con noi, è il nostro modo di stare con lui. Insomma, questa è la cosa bella. Vero, assolutamente. Grazie, Andrea. Ha un significato un po' più particolare, intrinseco, un po' per tutti voi che ci avete lavorato, a maggior ragione, perché ci sono anche ricordi ed è un bel momento, ecco. E penso che sia contento anche lui sicuramente del risultato ottenuto. Tra l'altro mi connetto e mi collego a questo punto con il discorso comunque che si faceva anche rispetto al cortometraggio, che non è appunto da valutare in maniera minore o inferiore rispetto ad un lungo metraggio, con la produttrice e la regista dell'altro film breve, adesso lo chiamo anche io film breve oggi, che è in concorso per la quinta edizione del Pulcinella Film Fest, Luce e Me, ed è Isabella Salvetti, che è tra l'altro con il piccolo protagonista Francesco Biaggi. Ciao. Benvenuta. Grazie. E appunto parlaci, perché tu sei anche regista di questo. Purtroppo ho questo connubio impegnativo che devo dire sto cercando di eliminare, perché non si può fare tutto insieme così. E io poi ne ho prodotti e diretti 8. Quindi insomma, quando parlavate del film breve, dell'impegno, viaggi preferiti, lo volevo dire pubblicamente, perché ma quale, questo dici? Questo quello di Sinistri. Sinistri è stato un caso particolare. Abbiamo fatto 5 milioni di visualizzazioni in 2 settimane su YouTube, mi hanno fatto un'intervista alla Rai, cioè delle cose che per un corto non succedono, ma perché è diventato virale per la tematica, e quindi quello fu un episodio molto particolare. Poi abbiamo vinto tutto, diciamo, dal Nastro d'Argento alla candidatura al Donatello, poi abbiamo preso il Globo d'Oro, però quelle, vabbè, non che questo in concorso adesso con voi sia meno interessante, però senza dubbio quello poi affrontava una tematica molto, anche quella molto, diciamo, universale e particolare. Infatti è andata benissimo anche all'estero. Mi ricollego a quello che diceva Andrea, perché pur essendo commedie, però le tematiche così universali, abbiamo, insomma, siamo arrivati a New York, a Chicago, per un pelo non arriviamo alla shortlist degli Academy Awards, è stata una cosa proprio enorme. E perché sono tematiche universali, e quindi anche lì, anche se tu tratti come jet, diciamo, come genere di commedia, poi alla fine, insomma, viene compresa da tutte le culture. Quindi sì, indubbiamente è un impegno. Il film breve è un impegno come il film lungo, con la stessa intensità, dedizione, preparazione, accuratezza, c'è tutto, quindi impegnativo. Poi anche trovare i fondi, se non li riesci a ottenere dal MIBACT, non è una cosa semplicissima, perché non essendoci una distribuzione, diciamo, di un certo tipo come può essere per il lungometraggio, giustamente chi ci deve investire dice: ho capito, ma io come li riprendo questi soldi? E quindi non è facile. Arrivare a completare poi un cortometraggio che ottiene tanto successo o che va bene è una grande soddisfazione, perché insomma non è facile. Amici, vi saluto, vi do un bacio. Scusate, ciao, se entro un gran grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Andrea. Ciao. Ciao.
Isabella, appunto, diciamo che è anche molto particolare la figura del bambino protagonista di questo film breve. E come ti è venuta l'idea? Cioè, da cosa è nata l'ispirazione che ti ha portato a scrivere questa storia? Allora, affrontando sempre tematiche sociali, diciamo più che altro sul pregiudizio, sia due piedi sinistri, come diceva, perdonami il tuo nome, mi sfugge. Giuseppe, è vero. Ma anche questo, vai a vedere, è sempre il discorso del pregiudizio legato ovviamente al discorso di genere. E io ce l'ho un po' sta cosa, perché mi danno fastidio i pregiudizi. E allora in qualche modo cerco, cercando di fare in modo che non arrivi il messaggio troppo in maniera didascalica, ma che abbia uno sviluppo ovviamente interessante, o che non ti aspetti. In due piedi sinistri era proprio formato in quel modo, no? Ti ricorderai, cioè proprio boom, c'è un ribaltamento che ti arriva in faccia così. Anche questo già lo comprendi forse un pochino di più, ma anche qui c'è una sorpresa. Serve secondo me all'interno di pochi minuti, perché proprio perché in pochi minuti devi far arrivare il messaggio, a livello di scrittura carpisci di più l'attenzione, puoi emozionare di più, è un meccanismo proprio tecnico di scrittura. Poi e quindi, però, tornando al discorso tematico, il discorso di genere, sai anche perché? Perché io ho due bambini, un maschio e una femmina, e il maschio, quando era più piccolo, ora 10 anni, ogni tanto giocava con le Barbie, e io vedevo mio marito un pochino impressionato di questa cosa, dice, ma questo gioca con le Barbie? Non può giocare con le Barbie? Allora da lì ho capito quanto anche noi genitori condizioniamo, no? Certe dinamiche, e non sì. Si può fare, perché altrimenti poi succedono i drammi in futuro, magari persone che non riescono ad esprimere la propria identità e poi magari creano famiglie e poi le distruggono, ma si sente di tutto in giro, quindi infatti questo discorso di genere si focalizza nel rapporto di Francesco con il papà, quindi è il rapporto proprio padre-figlio. E niente, quindi abbiamo creato questi 12 minuti. Sì, sicuramente è una storia che arriva, perché appunto poi c'è questo cambio di scena del bambino, si trova in questo praticamente ospedale pediatrico. Già ecco, appunto è strana tra virgolette la figura di un bambino maschio che appunto si presenta agli occhi dello spettatore con questa minigonna azzurra svolazzante, che appunto è un'immagine bella, forte, che arriva, cioè a me personalmente è arrivata molto. Ma tu sai che non è stato affatto facile, Francesco è venuto a fare come callback almeno 4 volte. Abbiamo propinato 60 bambini, di cui 40 appena hanno capito quello che dovevano fare e che si dovevano vestire da femmina, che dovevano fare una canzone un po', diciamo, femminile, hanno preso e se ne sono andati. Cioè, e questo è grave. Quella è stata la controprova che io avevo ragione a trattare ancora oggi un tema così, perché molti mi sono sentita dire vabbè, ma dai, mo non è più così. No, non è vero. Io ho visto bambini che facevano, oppure i padri, un po' così, insomma. E invece Francesco, ovviamente, che ha una mamma molto intelligente, quando è arrivato, a parte mi sono innamorata, perché recitava benissimo. E poi, insomma, appunto, davanti. Chiediamo anche a lui. Ciao Francesco, benvenuto al Before Show del Pulcinella Film Fest. Ciao Francesco. Ci senti? Ciao. Ci senti bene? Perfetto, perfetto, ok. Sì. Appunto, io volevo chiederti com'è stata questa esperienza del cortometraggio che hai girato con Isabella, e soprattutto se è la tua prima esperienza. Sì, comunque è la mia prima esperienza nell'ambito del cinema, e è stata un'esperienza bellissima. Tu quanti anni hai, Francesco? L'ho perso, mi sa che non ci senti. Ora sì. Ah, ok, ora ci senti? Sì? Ok. Dicevo, tu quanti anni hai? Sì. Io 12.
12, sei giovanissimo e tra l'altro sei stato anche molto, molto bravo all'interno del corto, te lo volevo dire. E ci saranno altre esperienze, farei altre esperienze nel mondo del cinema, ti è piaciuto? Sì, farei altre esperienze nel mondo del cinema. Bene, e allora noi vogliamo darti il nostro mega iper in bocca al lupo, ovviamente per il tuo futuro. E c'è qualcosa che vorresti dire a maggior ragione, non solo per il corto, ma anche, ecco, per chi ci sta guardando in questo momento, dato la situazione del Covid, immagino che tu non stia andando a scuola o comunque starai facendo la didattica a distanza in questo momento? No, io in questo momento sto andando a scuola. Ah, vedi, tu. Sì, io sto andando a scuola in questo momento. Bene, bene. E allora, se fai un saluto anche ai tuoi coetanei per aver partecipato comunque al Pulcinella Film Fest, ci sono tante giurie di tante scuole che partecipano, quindi se vuoi fare un saluto. Sì. Ok, perfetto. La linea secondo me anche va e viene, quindi non è molto, molto chiara. Però mi riaggancio al discorso delle scuole di cui stavamo parlando con Francesco e risaluto il dirigente scolastico, nonché il professore Giovanni Lamontagna. Preside, buongiorno. C'è il microfono acceso del preside? Oh, Eccoci, eccoci, eccoci. buongiorno. Preside, il liceo dei Liguori vanta una partnership ben che solida con il Pulcinella Film Fest. La giuria, soprattutto del liceo dei Liguori, si è distinta per la partecipazione, per l'entusiasmo. I ragazzi sono rimasti davvero molto contenti e mi hanno detto anche i miei colleghi che partecipano attivamente con gli ospiti nel commentare ovviamente le opere in concorso. Che significa per la scuola, soprattutto in questo momento, prendere parte a manifestazioni come Pulcinella Film Fest? Significano due cose. Una è un segreto e mi deve autorizzare a dirla Giuseppe, e un'altra, quella più pubblica, è quella di essere avvolti da un entusiasmo enorme, perché diceva Giuseppe, voi siete sognatori, allora siamo parenti, perché anche nelle nostre aule coltiviamo tanti sogni dei ragazzi, consentire loro di avere questo incontro con il mondo del cinema è un'occasione unica, perché non solo la commedia, qualsiasi forma, genere si possa interpretare, aiuta i ragazzi a chiarire quali sono le chiavi di lettura necessarie da avere nella propria vita per saper interpretare la realtà e sapersi collocare in essa. Io penso che lo strumento del cinema sia un'occasione, un'opportunità straordinaria. Per questo leggo sempre tanto entusiasmo nei nostri ragazzi, nei nostri giovani, quando comunico loro che c'è questa opportunità che ci offre Giuseppe con il suo festival. Quella segreta mi deve autorizzare Giuseppe. No, prese, io non ho segreti, non abbiamo segreti, possiamo certamente. Possiamo svelare. Allora, se possiamo svelarlo, devo dire, 2 anni fa, quando sono ritornato nel liceo, perché io nel liceo ero già docente, poi sono ritornato adesso dopo una pausa come dirigente scolastico. Sono stato invitato da Giuseppe a prendere un caffè e lo abbiamo preso davanti al nostro castello dei Conti. E allora lì lui cominciò a raccontarmi i suoi sogni, alcuni già realizzati e altri ancora nel cassetto, e chiedeva se questi sogni potevano avere, diciamo così, il supporto, il sostegno del liceo. Allora lì ho ricordato a Giuseppe che lui è un ex allievo del liceo che ha successo nei suoi sogni, ha realizzato i suoi sogni. E quindi per me è necessario che il nostro liceo mantenga un rapporto con lui, perché è un testimonial d'eccezione. Quindi quel caffè
è un caffè permanente e quindi continuiamo insieme con Giuseppe a costruire i sogni, a mostrare i sogni ai ragazzi. E poi mi piaceva molto quello che diceva Andrea Bosca, avere un rapporto con i protagonisti del mondo del cinema non significa avere incontri con influencer, ma con persone, con artisti che quindi continuano a curare un'arte che è fondamentale, anche guarda caso in questo periodo, anche in questo periodo, cioè l'arte di saper interpretare la realtà è notevole. Ma... assolutamente, preside. Ho perso l'audio del preside negli ultimi secondi. Adesso ci senti? Provi a parlare, vediamo se... No. Purtroppo non lo sento, perché volevo farvi un'altra domanda, però non so se la regia mi può aiutare in questo momento e riattivare l'audio. Deve attivarlo il preside l'audio. Preside, provi a parlare. Perfetto, allora adesso si è ristabilito il collegamento, no? Perché appunto volevo chiederle, a maggior ragione in questo momento per i ragazzi, dove purtroppo diciamo che non ci sono molte prospettive, o meglio, non si crede di avere più molte prospettive future, soprattutto da un punto di vista lavorativo, con queste manifestazioni, con il partecipare a queste manifestazioni, prendere parte, può essere un aiuto in più da parte del mondo della scuola nel non smettere di farli sognare e anche arricchire il proprio bagaglio culturale. Sì, forse era il momento in cui non si è sentito, facevo proprio questo passaggio. Noi, come dicevo, ovviamente la nostra mission è aprire i ragazzi al mondo della vita, e questa opportunità che ci viene offerta da Giuseppe e tramite lui con l'universo cinema aiuta tantissimi ragazzi proprio a scoprire le chiavi giuste per saper interpretare la realtà e come collocarsi in questa realtà, per cui è una sorta di processo identitario fatto anche nel confronto con le storie che racconta il cinema. Assolutamente, è vero, è verissimo. Giuseppe, non so se tu volevi aggiungere qualcosa in merito a quello che ha detto il preside. Sì, diciamo che ha rivelato, insomma, il preside di questo mio rapporto viscerale con Alfonso Mene dei Liguori, perché poi è nato, tra l'altro io tengo tantissimo ai ragazzi che possono avvicinarsi a questo mondo, perché l'ho fatto a scuola. L'abbiamo fatto a scuola con un piccolo cortometraggio che poi è stato premiato dal Presidente della Repubblica, allora era Giorgio Napolitano, e quindi insomma si conservano ancora all'interno della scuola le foto di questo bel momento, anche per tutta la cittadinanza. Quindi per me è un impegno il festival, un po' tutti sanno, chi conosce la mia storia sa che io sono impegnato anche su altri territori e anche in maniera importante, però ritornare ogni tanto e farlo in maniera bella, sorridente, con questo Festival della Commedia, è qualcosa che mi riporta sempre a quando ho realizzato tante cose belle per la scuola, e continuo a farlo anche nonostante i vari impegni, nonostante i vari spostamenti, però avere sempre l'ancora sul mio territorio è qualcosa che mi tiene particolarmente vivo e soprattutto mi tiene particolarmente vicino al territorio. Vorrei prendere in prestito un'esperienza che ha detto prima Roberta, perché anche di recente abbiamo realizzato un piccolo lavoro insieme a tanti amici, c'era anche Michele Placido, abbiamo girato un progetto per la Polizia di Stato in realtà virtuale, l'abbiamo fatto proprio a scuola, abbiamo un po' sconvolto la scuola, la vita della scuola, quindi quello che ha subito Roberta a casa l'abbiamo fatto subire al preside, ed è stata comunque un'esperienza molto molto interessante. E ci tengo a sottolineare, perché prima l'ho detto quando Isabella raccontava di Due Piedi Sinistri, io insomma mi fa molto piacere che è qui con noi, perché io utilizzo spesso, guardo spesso insieme ai ragazzi Due Piedi Sinistri, perché
quando ho degli incontri con gli allievi, penso che Due piedi sinistri sia un ottimo cortometraggio per iniziare a parlare di... Sai che comunque è stato preso, a proposito, riferendoci sempre al preside della scuola, è stato preso in tantissimi licei, e, soprattutto licei, devo dire, di tutta Italia, cioè da Roma, Nord Italia molto, e ora ho firmato un contratto per una società che si occupa addirittura, lo utilizzano nei... diciamo nelle società con gli psicologi, insomma, mo io nello specifico non mi ricordo il nome di questa società, però sì, è stato veramente quello, abbiamo ottenuto l'obiettivo, perché insomma se serve addirittura viene utilizzato a fini pedagogici, per me più di questo non c'è. Bene, allora io a questo punto direi di fare un saluto generale da parte dei miei ospiti, perché l'appuntamento sta per volgere al termine, quindi ripartirei con la produttrice Roberta Faletti del corto La ricetta della mamma. Roberta, grazie mille per essere intervenuta e speriamo che Pulcinella Film Fest sia stato per te una bella esperienza e una bella ospitata. Assolutamente sì, vi ringrazio, beh, anche perché potete immaginare che sarà anche per me appuntamento. Come? Anche oggi pomeriggio con Dario, credo che ci sia Dario insieme a Giulio Berruti, e dicevo, la comicità, l'umorismo è stato per Giorgio l'inizio della carriera ed è stato sempre un elemento che ha caratterizzato proprio la sua vita, anche nella vita privata. Lui era un grandissimo battutista, lui amava divertire gli amici anche a cena, cioè qualunque posto poteva essere un palcoscenico per lui, anche proprio anche la tavola degli amici. E quindi vi ringrazio perché è stato veramente bello per me partecipare virtualmente. Spero di potervi venire a trovare presto il prossimo anno. Grazie. Assolutamente, noi ti aspettiamo. Assolutamente, ti aspettiamo. Isabella Salvetti, grazie mille anche a te. Grazie per la tua partecipazione. Grazie, grazie tante. È sempre un piacere. Perfetto, e saluto anche il giovanissimo Francesco Biaggi. Francesco, grazie mille per essere stato con noi. Prego. Ciao Fra. Ciao. Ciao. E preside la montagna, io la ringrazio per la partecipazione, per aver portato comunque la testimonianza di come il Pulcinella Film Fest sia collegato al mondo della scuola e di quanto ci tenga che i ragazzi partecipino, i ragazzi delle nostre giurie partecipino attivamente alla manifestazione. Grazie, grazie per avermi accolto nel nostro salotto, e sono certo che ci saranno altre opportunità per scambiare queste nostre esperienze. E soprattutto grazie a Giuseppe per la sua instancabile opera anche a favore dei suoi compagni come ex alunno, ma molte iniziative sono ancora in atto, quindi continueremo a lavorare insieme per sostenere i sogni dei nostri ragazzi. Perfetto, io la ringrazio ancora, e Giuseppe ringrazio anche te per essere stato questa mattina con noi. Io vi ricordo che le pagine del Pulcinella Film Fest sono attivissime da Instagram a Facebook, anche perché gli appuntamenti vanno in diretta anche sul nostro sito, giusto Giuseppe? Anche sul nostro sito, sì, perché molti ci stanno seguendo da lì, perché per chi non ha, diciamo, pagina Facebook o non ha il profilo, e quindi può seguirlo tranquillamente dal nostro canale, sia YouTube che dal sito, quindi in home page, basta premere play ed entrare nel mondo delle dirette. Ci vediamo alle 19 e poi ovviamente con i protagonisti dei film continuiamo con le attività con le scuole. Perfetto, grazie mille, Before Show torna domani sempre alle 13 in diretta, e buona giornata a tutti e buon Pulcinella Film Fest. Grazie a tutti.